nel corso della premiazione ufficiale, e quindi in questo caso andiamo a premiare il terzo classificato, che in questo caso viene premiato dal vice sindaco del comune di Cava di Tirreni, Nunzio Senatore Emanuele Schillace. E quindi in questo caso il vice sindaco Nunzio Senatore prende la coppa del terzo classificato assoluto, in questo caso. Le prendo io, dai. Eccolo qua il vice sindaco che va a premiare Emanuele Schillace. Ricordiamo che queste immagini che state vedendo in questo momento saranno trasmesse sul canale Sky di AC Sport TV, canale 228, e dal terzo andiamo con il secondo classificato assoluto, che lo premia il delegato dei trasporti della provincia di Salerno, Rosario Danise, ed in questo caso il secondo classificato assoluto si tratta di Luigi Vinaccia. Eccolo qui Luigi Vinaccia, che in questo caso viene premiato, come detto, dal delegato provinciale per i trasporti Rosario Danise. Eccolo qui, consegniamo la coppa ovviamente al delegato provinciale per poter dare in questo caso la coppa già consegnata, e quindi il presidente dell'Automobile Club Salerno, Vincenzo De Masi, va a premiare il vincitore della 36esima edizione del Maxi Slalom Salerno Croce di Cava, Salvatore Lazio. Ricordiamo che queste immagini saranno trasmesse sul canale Sky 228 con il canale AC Sport TV, dove saranno trasmesse grazie ovviamente al grande ausilio di Carlo Cavagliar, addetto stampa del settore slalom, tutte le immagini e tutte le azioni di questa 36esima edizione del Maxi Slalom Salerno Croce di Cava. Intanto vogliamo ricordare che oltre sul